Siamo con il presidente della Camera di Commercio di Vibo Valentia, Caffo. Oggi c'è stata questa riunione, anche simbolica, delle tre camere che rischiano di essere accorpate obbligatoriamente da parte del governo. Perché no alla fusione, anche se siete insieme oggi? È stato quello di oggi un consiglio camerale aperto proprio per evidenziare queste ragioni. Le ragioni sono appunto per la diversità del territorio, per avere dei servizi più vicini ai cittadini, praticamente il motivo per il quale oltre 25 anni fa sono nate le due camere di commercio di Vibo e di Crotone, che in questi anni hanno portato sicuramente un beneficio e sviluppo al territorio. Tuttora hanno dei bilanci attivi e riescono a reggersi autonomamente dal punto di vista economico e riescono così a portare dei benefici sui territori di competenza, così come anche Catanzaro, che è cioè, l'unico capoluogo di provincia in Italia che non è stato trasformato in città metropolitana e che quindi anche Catanzaro pretende la sua autonomia, come è giusto che sia, visto che riesce a stare vicino ai cittadini di tutta la provincia di Catanzaro. E per quanto riguarda la giornata di oggi ci sono degli aspetti molto positivi perché vediamo una politica abbastanza unita e vicina alle posizioni delle Camere di Commercio di tutta la Calabria centrale, che tra l'altro non sono da sole in questa battaglia, ma sono parte di ben 18 Camere di Commercio in tutta Italia che sono nelle stesse condizioni perché un decreto del governo Renzi ha stabilito che il numero massimo di Camere di Commercio in Italia doveva essere 60 invece di 105 e con un numero minimo di 75.000 imprese, cioè praticamente un numero in Calabria, non in quest'area, ma in Calabria irraggiungibile, quindi di conseguenza, come anche tantissime altre aree anche molto più sviluppate di noi nel resto del paese, cito per tutte Pavia piuttosto che Parma, anche la Calabria centrale vuole la sua autonomia per continuare a portare sviluppo sui territori e nel caso specifico sul territorio di Vibo Valentia, dove si è sviluppato in questi ultimi 25 anni, grazie alla Camera di Commercio, un sistema agroalimentare molto avanzato tra i principali della regione, dove siamo riusciti a far certificare tantissimi prodotti DOP e IGP, basti ricordare la famosa cipolla di Tropea piuttosto che l'anduja di spighi e tanti altri prodotti, il pecorino del Monteporo che rappresentano la provincia di Vibo Valentia, così come anche tante altre imprese che sono cresciute in questi ultimi anni e da non dimenticare il grande polo del turismo che conta il maggior numero di posti letto in tutta la Calabria, quindi non si può ridurre solo ad un numero di imprese come previsto dal decreto l'esistenza o meno di questa casa delle imprese. Quanti margini di manovra ci sono che la proposta, diciamo, di integrazione, non di accorpamento, che è stata avanzata dalle stesse tre camere, prevalga su quella che sembra la linea più rigida del governo, quella dell'accorpamento totale? Noi stiamo lavorando su dei servizi comuni che portino dei risparmi reali, in quanto l'accorpamento delle camere di commercio, così come è stato ipotizzato, non porta alcun risparmio, in quanto rimangono, lo stesso numero di dipendenti e vengono solo eliminati, anzi accorpati i consigli camerali che tra l'altro non percepiscono alcun emolumento, quindi lavorano a costo zero per conto delle camere di commercio, in quanto sono rappresentanti di tutte le associazioni e dei sindacati presenti sul territorio, quindi alla fine è un'azione, un lavoro che si svolge con spirito di servizio per dare una mano concreta allo sviluppo dei territori interessati, quindi è normale che se ci si allontana da questo punto di vista, dai territori, difficilmente si riuscirà a dare l'attenzione che diamo oggi alle nostre realtà.